Al di là del fatto, perché spetterà poi a chi fa le indagini capire cosa realmente è successo, il messaggio che bisogna lanciare ai ragazzi è innanzitutto il rispetto delle idee. Assolutamente. Viviamo un tempo in cui l'intolleranza dilaga, dilagano le costruzioni di muri, le costruzioni di distanze e l'incapacità di riconoscere l'alterità come valore. E oggi l'Alfano I si riunisce in assemblea per parlare di cittadinanza e Costituzione perché le giovani generazioni possano apprendere a dialogare nel rispetto dell'altro, anche quando l'altro è così assolutamente scomodo da dover essere tollerato perché non lo si può condividere. Le intemperanze giovanili da una parte, dall'altra invece c'è la strumentalizzazione, e questa probabilmente è la cosa che si può condannare a prescindere. Sì, quando non si hanno parole da dire, si cavalcano ideologie, si cavalcano, menzogne, mistificazioni. Purtroppo la logica della mistificazione è, ahimè, spesso agita anche da chi opera politicamente e dovrebbe quindi invece raccontare parole che dicono l'esperienza e ne danno senso. Salerno ha vissuto purtroppo gli anni di piombo, sono morti giovani da una parte e dall'altra. Questo insegnamento qualcuno l'ha dimenticato. Allora, io nel 76 c'ero, ero una studentessa del liceo da Procida e ricordo chi arrivava davanti scuola con le spranghe e le catene, chi cercava di chiudere la bocca a chi voleva parlare. Erano gli anni di piombo, gli anni in cui in questa città sono morte persone, e io ho assistito. E da giovane studentessa alla violenza montante. Questo mi spaventa in questo tempo. C'è chi probabilmente vorrebbe ricreare quel clima di violenza perché nella violenza vengono meno le parole, vengono meno le ragioni, si confondono le acque, non si capisce più di che cosa si sta parlando. E credo che sia un compito alto della scuola oggi quello di ricordare alle giovani generazioni che non c'è strada democratica che non passi attraverso il dialogo e la parola.